100 chilometri sono una distanza molto ridotta, se ci pensate, li percorriamo con frequenza, li percorriamo senza particolar coinvolgimento, apprensione. In fondo sono la distanza che ci separa da Bergamo, dove ci troviamo, ad esempio a Verona. Però se questi stessi 100 insignificanti chilometri, invece di lasciarli in orizzontale, nella banale bidimensionalità nella quale viviamo, li ruotiamo in verticale, questi stessi insignificanti 100 chilometri ci portano alle soglie dello spazio. Lo spazio, così ostile, inarrivabile, si trova solamente a 100 chilometri sopra le nostre teste. E questo è il primo motivo per il quale mi piacerebbe oggi convincervi di quanto sia importante che iniziate a interessarvi allo spazio. Non vi interessa lo spazio? Beh, allora cominciamo a dirci, così ci capiamo, che se non ci fosse l'esplorazione spaziale, se non ci fosse stata, oggi voi non avreste il notebook, non avreste il latte in polvere, non avreste le luci LED, non avreste i pannelli solari ad alta efficienza, non avreste il materasso in lattice, non avreste nemmeno la fotocamera sul cellulare, non avreste la navigazione GPS, non avreste le cuffie senza filo, non avreste il depuratore per l'acqua e neanche il termometro all'infrarosso. Non avreste nemmeno la frutta disidratata. Battute a parte, decine e decine di prodotti e di tecnologie che usiamo quotidianamente provengono dall'esplorazione spaziale. Esplorazione spaziale che ha avuto una prima stagione straordinaria, diciamo fra gli anni 60 e fine anni 80, una stagione fatta di molta politica, di nazioni che si guardavano in cagnesco. Una stagione che definisco la stagione degli ingegneri, e io sono ingegnere, quindi posso parlare male degli ingegneri. Una stagione la cui agenda, ma soprattutto i cui metodi erano basati su un approccio scientifico, tecnico, ribadisco, ingegneristico. Oggi invece, a meno che non abbiate vissuto in qualche remota caverna, vi sarete accorti che siamo entrati in una nuova stagione spaziale, diciamo di space economy, una stagione molto intensa, fatta di grandi investimenti, sempre più di aziende private, non solo più nazioni. Questa nuova stagione è la stagione delle emozioni. Lo spazio ha cambiato linguaggio e sta cominciando a parlarci alle emozioni con un modo molto più chiaro, molto più facile. Non passa giorno che signori come questi, The Blue Origin, Virgin Galactic, SpaceX, si contendano le copertine di mezzo mondo per tenerci aggiornati sugli ultimi raggiungimenti del nuovo business del turismo spaziale. Un business che si occupa di portare non più astronauti professionisti, ma privati cittadini, certo per ora molto benestanti, portarli in orbita. E questo è un business che fa delle emozioni, dell'aspirazione, delle leve potentissime. Credo che qualcuno di voi, giusto per fare qualche esempio, magari abbia visto l'ultimo Super Bowl. Il Super Bowl è il più grande programma televisivo sportivo al mondo. E in mezzo alle pubblicità di Coca-Cola, Nike, General Motors, c'è stato lo spot di una missione spaziale, l'Inspiration 4. Quattro privati cittadini, peraltro conclusa proprio in questi giorni, portati in orbita, ma vi invito a guardare quello spot, la musica, le fotografie, le immagini assolutamente di grandissimo coinvolgimento con linguaggio puramente cinematografico. Oppure che dire di Dear Moon? Dear Moon è una missione ancora più ambiziosa, farà l'orbita attorno alla Luna e la navicella ha 8 posti, tutti gli 8 posti sono stati acquistati da un miliardario giapponese che oltre a se stesso, perché ovviamente lui non rimane a casa dopo che ha pagato, porterà con sé 7 creativi che per arte, cultura, età, disciplina, molto diversi fra di loro, la cui finalità è riportare a noi in terra da un'avventura così indescrivibile altrimenti il ritratto più elegante, coinvolgente, affascinante proprio per noi che siamo rimasti in terra. E l'utilizzo delle emozioni, giusto per capirci, non è puramente una logica marketing, sia ben chiaro. C'è un'altra grande area di attività in questa nuova seconda stagione della space economy, che è quella di viaggi interplanetari a lunga distanza, quelli che passano la Luna e se la lasciano alle spalle, che vanno ad esempio su Marte. E questi sono viaggi pensati per astronauti professionisti, non certo per privati cittadini. Giusto per capirci, andare su Marte vuol dire fare 9 mesi di viaggio in un velivolo grande più o meno come un autobus, restare 2 anni in un pianeta molto inospitale,
e al successivo incrocio orbitale riprendere l'autobus per 9 mesi. Progettare una missione di questo tipo oggi, rivolta a professionisti, richiede una considerazione di aspetti emozionali, psicologici, motivazionali. Vedere l'astronauta assolutamente come un essere senziente con un grandissimo strato emotivo, e oggi questo tipo di progettualità è proprio al centro dell'agenda ed è tanto importante considerare le emozioni degli astronauti quanto la quantità di carburante da imbarcare o il disegno del paracadute che rallenta durante l'ammartaggio. Lo spazio, quindi, parlandoci sempre più attraverso le emozioni e quindi cambiando il linguaggio, che fortunatamente voi non siete tutti ingegneri, quindi per fortuna che non siete ingegneri, sia ben chiaro, abbiamo l'introduzione di questo nuovo linguaggio che ci permette di entrare molto più facilmente in contatto e capire quello che sta succedendo. E ad esempio il primo movimento che possiamo fare senza abbandonare la sedia, state tranquilli, è guardando quello che succede nello spazio, riusciamo a cambiare il nostro punto di vista. Noi purtroppo in Terra siamo molto abituati, non ce ne accorgiamo, a crearci una nostra bolla molto faziosa, molto divisiva, non ce ne accorgiamo. Lo spazio ci aiuta molto a cambiare questo punto di vista. Il fatto che cambi il suo linguaggio ce lo rende assolutamente fruibile. E quello che vedrete sempre di più, la scienza resterà imprescindibile nell'esplorazione spaziale, ma diventerà sempre più un'infrastruttura nascosta, un po' come fosse il ferro nel calcestruzzo. Vi faccio questo esempio. Quasi nessuno di voi, io per primo, sa come funzioni il microprocessore o come funziona un hard disk. Però tutti noi, per diletto, per lavoro, per passione, passiamo le giornate intere sul computer e riversiamo il meglio di noi su questo oggetto il cui intimo funzionamento ovviamente ci sfugge. Lo spazio sempre più arriverà a questo tipo di dialogo con noi. E questo è fondamentale perché lo spazio è un luogo di un'ispirazione potentissima che mi permetto di condividere con voi, perché volendo una ricaduta già quotidiana, già oggi, vedete, in orbita c'è una scienza, c'è una disciplina che si chiama Human Factor, che aiuta a gestire, capire come si comporta un essere umano ad alta quota in orbita. E quello che è affascinante è che è una scienza che tiene assieme gli aspetti biometrici, antropometrici, fisiologici del corpo umano, ma in maniera indissolubile tiene in considerazione gli aspetti emotivi, di stress, di motivazione, ed è un unico corpo, un'unica scienza che permette la riuscita della vita in orbita ad oggi. Questo è una potentissima ispirazione, perché noi possiamo fare un traslato molto aderente, molto potente, perché lo stesso possiamo fare fra di noi adottando un approccio empatico, cominciando a prendere l'abitudine per la quale ogni interazione che abbiamo col capo, il collega, il figlio, il cliente è un'interazione, ma ci abituiamo a portare in dote l'abitudine che attorno a quell'interazione c'è un'emozione, uno stato d'animo, un'emotività, e questo ci renderà molto più efficaci, molto più potenti nella nostra vita assolutamente in Terra. Lo spazio, quindi, vedete che ci porta le tecnologie migliori, è sorprendentemente vicino ed è un elemento di ispirazione raffinatissima, potentissima e estremamente concreta. Però secondo me c'è ancora qualcuno di voi particolarmente difficile da convincere, al quale non basta ancora tutto questo. Allora vediamo di convincerlo. E ricordandoci che l'umanità oggi è entrata in una fase di costruzione di una nuova democrazia spaziale. Mi spiego. Fino a qualche anno fa, attorno alla Terra, in orbita, attorno allo spazio, non è che ci fosse molto. Ogni tanto passava un satellite russo, ogni tanto passava un satellite americano. Fine. Oggi vi ho ricordato come si stia addensando di investimenti, progetti, ambizioni, oggetti, e quindi è diventato assolutamente necessario costruire un corpus normativo che regoli quello che succede nello spazio, che non è più vuoto come fino a pochi anni fa. E giusto per evitarvi il dubbio che io stia parlando di Star Trek, sappiate che ci sono già degli enti che stanno gettando le basi giuridiche per normare il diritto di sfruttamento minerario nella Luna, la gestione di un danno che un satellite di terzi fa a una nazione o a un privato, la giurisdizione su un pianeta come Marte. Se io arrivo su Marte e metto la bandiera Sito Valerio, non è che Marte diventa mia. E tutte queste dinamiche in Terra, se ci pensate, sono ampiamente normate. Adesso lo dobbiamo fare nello spazio. E perché vi riguarda, ci riguarda? Perché
i principi della democrazia da 2000 anni ci impongono come cittadini di informarci, avere un'opinione, essere d'accordo, sostenere, contestare. Lo stesso, adesso è arrivato il momento di fare lo stesso nello spazio, farlo noi, trasmetterlo alle generazioni immediatamente successive, perché non è, sappiate, che non è così lontano il momento nel quale andrete a votare un partito, un politico, anche alla luce dell'agenda spaziale che questo partito avrà. E questa agenda avrà una forte ricaduta sulla vita vostra e sicuramente dei vostri figli. Lo spazio, quindi, avete capito che è impossibile continuare a ignorarlo. È portatore di tecnologia, è sorprendentemente vicino, è Verona lassù, ok? E poi è portatore di una grandissima capacità di ispirazione. Alla fine, spero di avervi convinto che lo spazio è straordinariamente vicino e straordinariamente emozionante. Grazie mille.